Ciao a tutte, mentre sto eseguendo questa copertina, volevo farvi vedere come si fa questo tipo di punto. Allora, innanzitutto è un tipo di punto che non ha dritto e rovescio, perché come potete vedere da questa parte viene questa lavorazione e da questa parte viene questa. E entrambe le parti possono essere il dritto del lavoro. Ok, allora la copertina la sto eseguendo con un cotone cablé 5 e cru. Io lavoro con dei ferri circolari del 2,5, che sono questi, e utilizzo un segnagiri perché, essendo un punto abbastanza complicato, preferisco utilizzare un segnagiri. Allora, vediamo subito che il punto si esegue su un, ecco, questo è lo schema che utilizzo io. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Comunque poi dopo vi metterò delle foto. Allora, si esegue su un multiplo di 5 maglie più 3 maglie più la maglia di vivagno che una vuole utilizzare. Nel mio caso ho utilizzato 4 punti come maglia di vivagno. Ok, andiamo a vedere come si comincia il lavoro. Nel frattempo è arrivato il mio gatto Galileo, che anche lui vuole partecipare al video. Intanto che lui fa la nanna, noi lavoriamo. Allora, volevo spiegarvi che io utilizzo i ferri circolari e utilizzo il metodo continentale, però vedrete che come lavoro, il modo in cui lavoro è particolare perché il rovescio lo faccio diverso dalle altre persone che usano il metodo continentale. Comunque sia, il metodo continentale non è uguale per tutti, a seconda di come uno ha la manualità, si sistema i punti. Quindi partiamo con il primo giro di questo punto. Ecco, questo punto si chiama scacchiera a giorno. Ok. Allora, come vi ho detto prima, io ho fatto 4 maglie di vivagno, quindi cominciamo a fare 4 maglie come si presentano sul diritto. Ok. 3 e 4. Allora, il primo giro sono 3 diritti e 2 rovesci per tutto il giro. Quindi abbiamo 3 diritti, 1, 2 e 3 e 3 rovesci. Vediamo se riesco a farglielo vedere meglio. 1 e scusate, 2 rovesci. E 2 e continuiamo per tutto il ferro così. 3 diritti e 2 rovesci. Ok, faccio vedere ancora il diritto. Nel mio caso, avendo una maglia a ritorto, allora entro da sotto, prendo il filo e tiro fuori il punto. Entro da sotto, prendo il filo e tiro fuori il punto. Questo è il mio diritto. Il mio rovescio, entro da sotto, prendo il filo in questo modo e lo tiro fuori. Entro da sotto, prendo il filo e lo tiro fuori. Eseguirò tutto il ferro in questo modo, 3 diritti e 2 rovesci. Continuo la lavorazione e ci vediamo all'inizio del prossimo giro.
Ok, terminato il primo giro, mio gatto si è già stancato e è già andato via. Comunque, terminato il primo giro, segniamo sul segnagiri 1. Ok, allora cominciamo il secondo. Il secondo dice tre rovesci, un diritto, un gettato, un diritto e tre rovesci e si esegue tutto il ferro così. Allora, come prima, facciamo le prime quattro maglie di vivagno come si presentano in questo caso a rovescio. Quindi, scusate ogni tanto perdo la telecamera. 2, 3 e 4. Ok. Allora, ripetiamo, il secondo ferro dice tre rovesci, un diritto, un gettato, un diritto. Quindi, tre rovesci, un diritto, un gettato e un diritto. Ripetiamo, tre rovesci, prendo da sotto il punto, prendo il filo e tiro fuori il punto. Prendo il filo e tiro fuori il punto e questi sono i tre rovesci. Diritto, gettato e diritto sarebbe, vado sempre dentro da dietro, prendo il filo, tiro fuori il punto, faccio un gettato facendo girare il filo sopra il ferro, in questo modo, tengo con l'indice destro, rientro nel punto seguente, prendo il filo. E ho fatto il diritto, il gettato e il diritto. Ripeto ancora altri tre rovesci. 1, 2 e 3. E un diritto, un gettato, un diritto. Quindi vado dentro da dietro, prendo il filo, esco, faccio scivolare il punto, metto sul filo sul ferro. Rientro e faccio un diritto. Ok, continuo per tutto il ferro. Ci vediamo tra poco. Ok, terminato il secondo giro, come abbiamo fatto con il primo, segniamo su segnagiri il numero 2. Allora, vediamo il terzo giro cosa ci chiede di fare. Allora, dice tre diritti. Un rovescio, un diritto, un rovescio e tre diritti. Quindi, ah, ecco, io per tenere la tensione del filo attorciglio intorno al mignolo il filo e lo prendo in questo modo. Come avrete notato, io tengo il filo sulla sinistra. Anche in questo la tecnica continentale richiede questa particolarità. Allora, le prime quattro maglie di vivagno le lavoro sempre come si presentano, in questo caso a diritto. Lavoriamo la prima. Ok. Seconda, terza e quarta. Allora, ripetiamo ancora, il terzo ferro dice tre diritti, un rovescio, un diritto, un rovescio e tre diritti. Quindi, tre diritti, 1, 2, 3, poi un rovescio, un diritto e un rovescio. Adesso vi spiego meglio, quindi tre diritti, come al solito entro da sotto il punto, prendo il filo e tiro fuori la maglia, entro da sotto, prendo il filo e tiro fuori la maglia, entro da sotto, prendo il filo e tiro fuori la maglia e questi sono i primi tre diritti. Dopodiché abbiamo un rovescio, quindi da sotto così. Prendo il filo e tiro fuori la maglia. Poi abbiamo il gettato che abbiamo fatto prima, dobbiamo farci un diritto. Quindi entriamo da sotto, prendiamo il filo e tiriamo fuori. Poi
Poi dobbiamo fare un altro rovescio. Da sotto così, prendiamo il filo in questo modo e tiriamo fuori. E questi sono un rovescio, un diritto, un rovescio. Rifacciamo ancora i tre diritti. Da sotto prendo il filo e tiro fuori. Da sotto prendo il filo e tiro fuori. Da sotto prendo il filo e tiro fuori. Arriviamo al rovescio. Così prendo il filo e tiro fuori. Poi abbiamo il gettato di prima, devo fare un diritto, vado sotto, prendo il filo, tiro fuori così. Poi abbiamo il rovescio in questo modo. Ok. Anche in questo caso continuiamo tutto il ferro facendo questi punti. Ok, anche il terzo ferro è terminato, mettiamo sempre numero 3 sul nostro segnagiri. Ok, adesso cominciamo i ferri più complicati. Allora, il quarto ferro dice 3 maglie insieme a rovescio, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e 3 maglie insieme a rovescio. Allora, cominciamo a fare come sempre le nostre quattro maglie di vivagno, in questo caso a rovescio perché si presentano così. Quindi, due. Ok, allora per fare 3 maglie insieme a rovescio, teniamo il filo davanti, inseriamo il ferro in 3 maglie, prendiamo il filo e lo facciamo uscire prendendo tutte e 3 le maglie. Spero di riuscire a farvi vedere. Ok, dopodiché il ferro dice un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Quindi come prima, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Allora, siamo ancora alle 3 maglie insieme, quindi mettiamo il filo da questa parte, inseriamo il ferro in 3 maglie, così. Prendiamo il filo, come fare un rovescio, solo che prendiamo 3 maglie insieme. Ok? E poi abbiamo ancora un diritto, un gettato, un diritto, un gettato. E un diritto. Facciamo ancora 3 maglie insieme, teniamo il filo qua, passiamo sotto, prendiamo 3 maglie, facciamo passare il filo, usciamo così, tenendo 3 maglie e le facciamo cadere. Vedete che abbiamo un cappietto con 3 maglie. E dopodiché un diritto, un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Ok, continuiamo ancora tutto il ferro così. Terminato il quarto giro, come per gli altri, segniamo 4 sul nostro contagiri e vediamo cosa ci chiede il quinto ferro. Allora, quinto ferro, lavorare in una maglia un diritto, un gettato e un diritto, poi fare un rovescio, 3 maglie insieme al rovescio e un altro rovescio. Poi nella maglia successiva lavorare sempre un diritto, un gettato e un diritto. Allora, cominciamo a vedere. Come sempre facciamo i nostri primi 4 punti, che sono quelli che io lascio di vivagno a diritto. Uno, due, tre,
e 4. Ok, allora, questa maglia è praticamente quella che nel ferro precedente abbiamo fatto unendo i tre punti a rovescio. Ok, quindi in questa maglia dobbiamo fare un diritto, un gettato e un diritto. Quindi entriamo, facciamo un diritto, un gettato. Scusate, mi è scappato il filo. Allora, dobbiamo fare un diritto, un gettato e un diritto, tutti nello stesso punto. Poi facciamo un rovescio, tre maglie insieme a rovescio. Mentre prima avevamo tre maglie rovesce da fare, in questo caso abbiamo un gettato, un rovescio e un gettato, e quindi fare queste tre maglie insieme potrebbe risultare complicato, ma non impossibile, come dico sempre io. Quindi teniamo il filo da questa parte, inseriamo il nostro ferro nelle tre maglie e come abbiamo fatto prima lo facciamo uscire. Ok? Poi abbiamo ancora un rovescio e poi ripetiamo la sequenza. In questa maglia facciamo un diritto, un gettato e un diritto, un rovescio, le tre maglie insieme a rovescio. Ok, e un altro rovescio. Come al solito proseguiamo tutto il ferro e ci vediamo al prossimo ferro, alla fine. Terminato il quinto giro, lo segniamo ancora sul nostro contagiri e siamo finalmente giunti all'ultimo ferro di questo particolare punto. Allora, l'ultimo ferro è molto complicato, cercherò di farlo molto lentamente, di ripeterlo più di una volta per vedere se riesco a farvi capire come fare. Allora, innanzitutto, il sesto ferro dice tre rovesci e fin qua è tutto semplice. Poi si mette il filo dietro al lavoro, si passa una maglia senza farla. Si fa un diritto senza lasciar cadere il filo, si accavalla la maglia che abbiamo sul ferro di destra con quella che ho appena fatto e si lavorano insieme le due maglie sul ferro di sinistra. E poi abbiamo ancora tre rovesci. Allora adesso cercherò di farlo così vi faccio capire come fare. Lavoriamo ancora le prime quattro a rovescio, che sono sempre le mie maglie di vivagno. 2, 3 e 4. Allora, poi abbiamo le prime tre a rovescio. 1, 2, 3. Ok? Allora, il filo si lascia da questa parte, ok? Sarebbe il dietro del lavoro. Poi, questa maglia la facciamo passare così senza lavorarla. Poi, in questa maglia, innanzitutto, scusate, mi sono dimenticata di dirvi, dato che io lavoro con le maglie a ritorto, le faccio passare le rifaccio passare in questo modo, per metterle dritte sul lavoro. Ok? Dopo vi spiego ancora. Allora, si fa passare questa maglia senza lavorarla. Poi in questa maglia, tenendola col dito di sinistra, lavoro un diritto, ma non faccio cadere la maglia, la tengo sempre qua a sinistra. Ok? Quindi qui a destra io avrò il diritto che ho appena fatto e la maglia passata senza lavorarla. Prendo
quella che non ho lavorato e l'accavallo su quella che ho appena fatto, ok? Dopodiché lavoro a diritto quella che non ho fatto cadere più quella che ho qua che non ho ancora lavorato. A diritto, così, entro, prendo il filo ed esco. Se riesco a farvi vedere, si formano queste due asoline. Vedete il disegno? Ok. Dopodiché, sto leggendo, ferro di sinistra, tre rovesci. Uno, due e tre. Ripetiamo. Allora, come vi ho detto prima, lavorando con i punti a ritorto, li faccio passare 1, 2 e 3 e li riprendo in modo da metterli diritti. Ok? Quindi faccio questa, la faccio passare senza lavorarla. In questa maglia faccio un diritto e non faccio cadere il filo, lo mantengo sulla sinistra. Prendo la maglia che ho passato senza lavorarla e la accavallo su quella appena lavorata. Prendo le due maglie che ho a sinistra e le lavoro a diritto. Ok? E si forma ancora lo stesso disegno. Ripeto per l'ultima volta, tre rovesci, due e tre, preparo le maglie per lavorarle passandole prima a destra e poi riportandole a sinistra, ok? Allora, faccio passare la maglia senza lavorarla. In questa maglia faccio un diritto e non faccio cadere il filo, lo mantengo sulla sinistra. Prendo la maglia che non ho lavorato e l'ho solo passata e la cavallo su quella che ho appena fatto e lavoro a diritto le due maglie che ho. Ma lavorando piano faccio più fatica che lavorare veloce. Ok? E si forma ancora questo disegno. È un po' complicato il sesto ferro, fatelo pure con calma, tranquillamente, finché non avrete preso la mano. Una volta preso la mano sarà semplicissimo. Non so cos'altro dirvi, spero solo di esservi stata chiara. Se avete qualche domanda scrivetemi pure e mi raccomando, sferruzzate sempre a piacere e come vi piace di più. Ok, al prossimo video ragazze, statemi bene e buona serata a tutti.